Dopo la tempesta dello scorso fine settimana per lo sconto sui prezzi della benzina applicato da alcune compagnie petrolifere. Lunghe attese nelle stazioni di servizio e code per quei 22 centesimi in meno al litro che fanno comodo quando il prezzo normalmente rasenta i 2 euro, 1,83 euro. 1,73 euro il gasolio, anche se il petrolio è sceso sotto gli 80 dollari e la benzina dovrebbe già costare 20 centesimi in meno al litro. Le persone hanno fatto delle file abbastanza lunghe. È abbastanza molto, sui 20 minuti, 30 minuti aspettando il suo turno. Gli automobilisti comunque non si sono fatti mancare questa occasione e chi l'ha persa vedrà di rifarsi per le prossime eventuali promozioni. Come la considera un'offerta limitata solamente al fine settimana? Meglio di niente, per ora cominciamo bene, speriamo che anche durante il resto della settimana ci sia qualche sconto anche. Ma c'è anche chi cerca di leggere dietro l'allettante trovata del weekend, che appunto dura solo lo spazio di 2 giorni e poi... Ma se è un discorso generalizzato, significa che i margini ci sono, allora perché non allargare tutto questo e farlo diventare... diciamo, a vantaggio di tutti. E a pensarla come lui, il presidente regionale Figisch Confcommercio, nonché gestore di una stazione di servizio. Che lo si faccia tutta la settimana e che lo si faccia quantomeno in una maniera più versatile, meno caotica, con i rischi di incidenti e di sicurezza pubblica, chiaramente. Insomma, non sarà l'una tantum a incidere sulle tasche dei consumatori.